Magari se qualcuno che ha qualche domanda, una domanda, c'è una domanda? La mente oscurata non può rispondere. Vediamo cosa succede. La domanda è in tedesco, per cui non capiamo bene. Also inwiefern jetzt diese Einweihung eine Wirkung hat auf im Heilberuf, also um andere Menschen zu heilen. Chiaro. Qualcuno dovrà tradurre per Rinpoche o no? Se devo rispondere in tedesco, prima devo. Forse la risposta potrà essere soltanto nella vita passata, nella futura, oppure qualche fra un po' di tempo. Succede. Per sommarizzare, lei chiedeva come se una persona nella professione di aiuto, come essere un'infermiera o che lavora in un ospedale, così via, come può uno utilizzare il mantra del Buddha della medicina? Non ho capito bene. Dimmelo direttamente senza microfono. Dice, se qualcuno è una infermiera o lavora in un ospedale, come si può utilizzare il mantra del Buddha della medicina? Come cosa più importante, al di là del vostro buon cuore, un'altra grande, grande, estremamente di grande supporto, di sostegno, è proprio recitare il mantra del Buddha della medicina. Affidarsi sempre al Buddha della medicina. Recitare il mantra del Buddha della medicina. È semplicemente recitare il mantra. Grazie.
Quindi ogni giorno recitare il mantra del Buddha della medicina e quindi pregare il Buddha della medicina a causa di tutti quanti i meriti del passato, del presente e del futuro e dei meriti dei tre tempi accumulati dagli innumerevoli esseri senzienti, dagli innumerevoli Buddha. Semplicemente dal vedere il paziente e qualsiasi essere senziente, ogni essere senziente che soffre, oscurato, che mi vede, semplicemente nel vedermi, nel sentirmi, e tocca il mio corpo. Che mi si ricorda di me. Semplicemente da quello. Passano le loro sofferenze, le loro malattie del corpo e della mente, le malattie del corpo e della mente possono essere immediatamente guarite. Quindi pensare in questo modo. Possono tutte quante le loro malattie, e cioè brevemente, e poi possono tutte quante essere pacificate, però elaborate poi le malattie, danni causati dagli spiriti, da dove e poi le malattie, da dove derivano tutte quante il karma, da dove arriva tutto il karma negativo accumulato da rinascita senza inizio, possono essere completamente guarite immediatamente, purificate immediatamente. Possono tutti i loro desideri essere, avere successo immediatamente in accordo al Santo Dhamma. Possa ogni azione di corpo, probabilmente, diventare Dharma, che non diventi causa di sofferenza, ma soltanto felicità. Particolarmente la causa per l'illuminazione con Bodhicitta. Qualsiasi cosa loro facciano, le azioni di corpo, probabilmente, che diventino causa per l'illuminazione con Bodhicitta. Questo comprende, include tutto quanto. Semplicemente possono i loro desideri avere successo, lasciare questo alla maggior parte delle persone che non conoscono il Dhamma, che non conoscono il karma. Allora pensano che sia una cosa negativa, che eliminano soltanto le cose negative. In accordo al Dharma. È molto importante aggiungere che i desideri possono essere portati completamente soddisfatti in accordo al Dharma, ovvero qualsiasi cosa loro facciano sia soltanto causa di felicità. Questo è veramente, diventa causa per l'illuminazione con Bodhicitta. È molto importante aggiungere in accordo al Dharma, perché in questo modo qua effettivamente diventano causa per l'illuminazione, ok? Scusate, vi voglio raccontare una storia, cioè, questo è quello che ho sentito, quello che ho sentito, che so ci sono anche altre cose, altre storie che non ho sentito, che sono successe, è possibile. E quindi, sapete, normalmente io faccio questa preghiera. Possa a causa di tutti questi meriti dei tre tempi accumulati da me e i meriti dei tre tempi accumulati degli innumerevoli Buddha, essere senziente degli innumerevoli Buddha. Chiunque mi vede, mi sente, mi ascolta, si ricorda di me, sente il mio nome, si ricorda di me, mi tocca, anche se vede un'immagine,
possano loro, possano tutte le loro sofferenze essere curate e guarite. Essere liberi completamente da tutte le sofferenze e ottenere tutte le felicità, compresa l'illuminazione. E ottenere la felicità, se voi lasciate fuori l'illuminazione, possono ottenere tutte le felicità, compresa l'illuminazione. Non bisogna lasciare fuori l'illuminazione, perché quello che noi abbiamo bisogno, tutte le felicità, compresa l'illuminazione, per quella è la felicità incommensurabile, è la felicità incomparabile, per cui così generiamo questo tipo di mente. Quindi quello che è successo è che effettivamente, quello che succede è che effettivamente crea beneficio, dà beneficio. Diversi esseri senzienti ricevono un beneficio. E quindi sono andato in Australia, a Kangaroo Island, nell'isola di Kangaroo. Abbiamo costruito uno stupa e poi c'è una statua di Padmasambhava irato in piedi vicino nell'acqua, dove c'è l'acqua. E che sono queste cose che io ho chiesto loro di fare. E una volta sono andato là con una barca. Sono andato con la barca sull'acqua e quando sono tornato indietro sul molo c'era una signora, una donna che mi stava aspettando, dove appunto si attraccavano le barche, dove le barche si fermavano, e lì mi stava aspettando per ringraziarmi. Lei aveva un cane e il cane era molto molto malato e lei l'ha portato dal veterinario. Come si chiama il posto dove si porta dal veterinario? E lei l'aveva portato dove si porta appunto gli animali per avere dal veterinario, e le persone lì avevano deciso che il cane sarebbe morto presto e non gli hanno dato alcun tipo di medicina, e che il cane sarebbe morto. E quindi lei ha portato a casa il cane, l'ha riportato a casa, ha portato il cane a casa e poi sopra il cuscino del cane ha messo la foto del cane, e il cane guardava la foto e lei dice che il cane aveva preso rifugio, lei stava semplicemente guardando la foto, però secondo lei lui stava prendendo rifugio. Comunque vabbè, stava semplicemente, quindi il cane è migliorato, quindi il cane è guarito, è sopravvissuto, e quindi lei è venuta da me a ringraziarmi. Non so bene, lei era venuta lì sul molo ad aspettare. Poi un'altra madre, non mi ricordo al 100%, questa madre aveva una figlia, la figlia aveva problemi di cuore, e quello che è successo è che lei ha messo la mia foto sul suo cuore, e mettendo la fotografia sul cuore, il suo cuore è migliorato. Questa era l'esperienza di questa madre. Appunto la madre di questa ragazza è venuta a dirmi questo, semplicemente dicendo le parole: se voi pregate in questo modo, se voi pregate in questo modo, quello che ho detto, quello che ho detto a loro, voi pregate così, voi non sapete, questo aiuta le persone, aiuta gli animali, aiuta le persone, proprio così. Questa è una storia che ho sentito, però magari ce ne sono delle altre. Ce ne sono delle altre. Ho dimenticato.
magari ci sono anche delle altre storie. E poi in Australia, dove abbiamo Chaktun Seton Chen, il centro Chaktun in Tasmania, Chaktun Chenton Tenta, c'era Matthew, lui aveva due cani, no, aveva due cani che erano malati, e lui aveva dei cordini di benedetti da me, e normalmente io recito molti, molti, migliaia e migliaia e migliaia di Om Mani Padme Hum, e poi anche altri mantra. E ci sono infiniti, sono cieli di benedizioni, di benefici che hanno queste preghiere. Anche faccio delle preghiere. Chiunque indossi questo cordino possa essere guarito da tutte quante le malattie, non rinascere mai più nei rami inferiori, e tutti quanti i karma negativi e difetti essere completamente eliminati, possono realizzare bodhicitta e non danneggiare gli altri esseri senzienti e di portare la felicità agli innumerevoli esseri senzienti, e compresa l'illuminazione, di realizzare il sentiero, di realizzare particolarmente bodhicitta, realizzare il sentiero, di rinascere, se non ottengono l'illuminazione, di rinascere nella terra pura, e quindi di ottenere il perfetto corpo umano, incontrare gli insegnamenti Mahayana, e incontrare il perfetto guru Mahayana, e praticare il sentiero che compiace completamente tutti quanti Buddha, quindi ottenere l'illuminazione e fare delle preghiere. Ho fatto queste preghiere, e quindi comunque questo è quello che questo è quello che faccio adesso, in questi giorni. Faccio queste preghiere. E lui ha messo il cordino di Benedetto sul cane, gliel'ha indossato, e poi l'ha messo anche su quell'altro cane. Entrambi sono guariti. Quindi l'ultima volta, quando sono andato via, non so se gli ho dato 25 o 50 cordini di Benedetto da dare a tutte le persone. Poi gli ho detto... non è soltanto il mio. È la tua fede, non è, è in aggiunta, è la tua fede, non è quello che ho fatto, quella, la tua fede è quello che ha aiutato i cani, è la fede che hai nei cordini, e che gli animali possono essere liberi dalla malattia. Gli ho detto questo, e lui era d'accordo con me. Quindi questo è quello che voglio dirvi. Se voi fate delle preghiere, magari che non ha molto senso, perché facciamo queste preghiere, non ha senso fare queste preghiere, non ha assolutamente nessun significato, ma non è assolutamente così. È la mia esperienza, succede a diverse persone, aiuta in diverse persone, in diverse parti del mondo, aiuta. Questo, se voi pregate in questo modo, se dedicate in questo modo qua, questo è quello che voi potete fare. Quindi ok, questo è tutto. Per cui anche la persona, se voi siete, se state lavorando dove le persone muoiono, le stesse preghiere, state la stessa preghiera, fate la stessa, pregate al Buddha della medicina. E semplicemente affinché
chiunque mi vede mi ricorda, si ricorda di me, mi tocca, mi vede, mi sente, si ricorda di me, qualsiasi cosa, tutto questo. Allora, di non essere, di non rinascere nei reami inferiori. Molte persone non si ricordano. Possono ottenere così una grande pace, pace e felicità particolarmente. Se il dolore si potesse materializzare è grande quanto lo spazio infinito, incredibile, di non rinascere mai più nei reami inferiori, di rinascere nelle terre pure dove uno può ottenere illuminazione e ricevere, ottenere il perfetto corpo umano, incontrare il perfetto Guru Mahayana che rivela il sentiero per l'illuminazione che compiace completamente tutti quanti i Buddha, ottenere così l'illuminazione velocemente. E quindi pregate così al Buddha della medicina. Anche potete chiedere al Buddha della medicina di guidarci in questo modo, di proteggerci in questo modo, di guidarci in questo modo. Potete praticare e pregare in questo modo voi stessi di essere di beneficio per le persone e anche di praticare, pregare Buddha della medicina in questo modo. Quindi è veramente di grandissimo beneficio. Se qualcuno sta morendo, potete pensare, potete cantare il mantra della Buddha della medicina come una canzone e potete fare una buona melodia e nel caso se la persona è di qualche altra religione ed è una mente molto rigida e magari lo disturba, allora fate una canzone. Fate una bella canzone con il mantra, fate con una bella melodia e poi lo cantate. E quella persona lo cantate con il mantra del Buddha della medicina. Sentendo il mantra del Buddha della medicina non rinascerete mai più nei reami inferiori. La persona non rinascerà, l'animale, la persona che sta morendo non rinascerà nei reami inferiori. E quindi anche soltanto anche sentendo Mani Padme Om o il mantra di Buddha Shakyamuni o il mantra del Buddha della medicina ha questo potere e questo per non rinascere nei reami inferiori è veramente di grande beneficio e non essere liberati adesso
ma per un periodo possono essere liberi dai reami inferiori e poter così rinascere nei reami superiori e avere la possibilità di incontrare il Dharma. E quindi si può fare questo. E al mattino, quando voi vi alzate, nella mattina è importante fare la motivazione. La cosa più importante è meditazione, la meditazione più importante è una meditazione positiva, da dove tutte quante le felicità, da dove derivano tutte le felicità fino all'illuminazione. E tutto questo c'è un mantra, nama nama. Se voi recitate normalmente la mattina, se la mattina voi quando fate la benedizione della parola, fate la motivazione della giornata, è lì, è in quel libretto, se voi recitate alcune volte, allora il resto della giornata, chiunque voi parliate, purifica, chiunque sente la vostra voce animale, chiunque ascolti, sente la vostra voce, purifica il loro karma negativo per i veri, i cinque karma negativi molto pesanti della retribuzione immediata dell'aver ucciso il padre, la madre in questa vita o di aver ucciso un arat che sono liberi da samsara o causare la dispersione del sangue del Buddha o creare separazione nel sangue, questi karma negativi molto pesanti. Se anche questi karma negativi molto pesanti, se non vengono purificate immediatamente, prima della morte, immediatamente rinascerete subito nei reami inferiori, nel reame inferiore degli inferni, dove si sperimenta la vita per centinaia di eoni. Se uno rinasce lì, se uno non ha terminato il karma, allora rinascerà ancora lì per many, per molti eoni. E tutti questi, fino a queste, e questo quando sarà finito, se il vostro karma non sarà finito, rinascere nei reami, rinascerete in un altro universo, ci sono innumerevoli in universi, e lì rinascerete in questo altro universo e sperimenterete i reami degli inferni proprio lì. E quell'universo è il numero 8 degli esseri infernali, finché il vostro karma non sarà finito. Per cui il resto della giornata, se voi parlate con le persone che muoiono, le persone che sono malate, con chiunque voi parliate, se siete un insegnante a scuola o date insegnamenti, qualsiasi cosa voi facciate, chiunque sente la vostra voce, chiunque il karma negativo, il karma negativo molto pesante dei cinque karma negativi a retribuzione immediata, ovvero senza interruzione, vuol dire che immediatamente appena uno muore nasce immediatamente nei reami inferiori, questi vengono completamente purificati, quelli degli altri, coloro che sentono la vostra voce hanno questo karma negativo purificati, e non c'è dubbio, se dovete comprendere che non c'è assolutamente alcun dubbio delle 10 azioni non virtuose: uccidere, rubare, condotta sessuale scorretta, mentire, ingannare e così via, intenzioni negative, questo dire 10 intenzioni di no, anche eccezioni non virtuose vengono completamente purificate, non c'è alcun dubbio. E quindi io l'ho recitato questa mattina, naturalmente l'ho recitato questa mattina, quindi normalmente lo recito, e quindi
bisogna, dovrebbe avere questo beneficio il mio parlare. Voi che mi sentite la mia voce, chiunque sente la mia voce. Quindi questo è lì. Quindi con la benedizione della parola c'è la benedizione della mala. Se voi fate questo, allora voi camminate, andate negli ospedali. C'è un grandissimo, grandissimo beneficio. Tutto, così tutti quanti vengono purificati dalla vostra parola. E quindi potete parlare in un modo carino, con grande rispetto, parlate con rispetto, con dolcezza, e non danneggiate. Ecco, se hanno il cancro, se hanno delle malattie, allora stanno morendo, se non posso fare assolutamente niente, ah, io sono qualcuno di speciale. No, no, delle volte voi morite prima della persona dell'ospedale, prima della persona che è in ospedale, che ha il cancro. Delle volte prima morite prima della persona che è malata. È proprio la stessa cosa, no? Queste sono cose che succedono spessissimo, ogni secondo, non ogni giorno, non giorno dopo giorno, ora per ora, secondo dopo secondo. Noi stiamo andando velocissimamente verso la morte. E se non purifichiamo il karma negativo, così velocemente andremo verso i reami inferiori. Anche se il nostro karma negativo non è purificato, e se uno non pratica il Dharma. Se uno non pratica il Dharma, ecco, ok, penso che questo sia. So you see, I start subject this culture. No, sorry, I is created. Ho pensato, l'io, colui che compie l'azione, voi, colui che compie l'azione, l'io è creato dalla mente, l'io, voi stessi. So, just like that. Come l'io è creato dalla mente, l'ho spiegato, esattamente così. Just like that, everything esattamente così, tutto quanto, anche tutti quanti i fenomeni, yes. Tutto il resto dei fenomeni, come ho menzionato, sono creati dalla vostra mente. Ho già menzionato questa cosa. E quindi sì. Le persone che vi guardano, il modo di guardarvi, ci sono delle persone che vi guardano così, con il naso per aria, dall'alto al basso. You give some help, glass water or something. Dovete aiutarli, dare delle benedizioni, dare dell'acqua benedetta, una bicchiere d'acqua, qualcosa del genere. Pensate che sia una persona molto orgogliosa, che è veramente molto negativa. Persona ha tantissimo orgoglio. Quindi
Quindi quindi la vedete in modo molto negativo. Voi create una storia dentro di voi, no? E credete e lo la etichettate negativa. E quindi appare negativa, appare una persona negativa. E quindi vedete la persona negativa. Vedete la persona negativa e quindi vi arrabbiate, generate così avversione. E quindi come ho spiegato, come avevo spiegato la citazione di Lama Son Kappa, così. Quindi qui la vostra mente ha creato la persona negativa. Non c'è una persona negativa che esiste dalla sua parte. È la vostra mente che l'ha creata. Voi l'avete etichettata. Avete creato questo e quello. Avete etichettato questo e quello. Quello che normalmente viene considerato come negativo, questo o quello. Voi l'avete etichettato. Se voi non aveste etichettato negativo, quella è cattiva, se non aveste messo l'etichetta, non ci sarebbe questa apparenza di cattivo, di negativo, non vedreste la persona negativa, non c'è una possibilità di vedere la persona negativa. Ok, è veramente molto chiaro. Ho fatto l'esempio della A, voi avete la visione della A, viene alla vostra mente, esattamente come quell'esempio, dovete metterlo in relazione a questo, a quello. Quell'esempio della A mettetelo in relazione alla persona negativa o cattiva, è creato dalla vostra mente. Con chi vi arrabbiate, verso chi generate avversione a quella, se voi non aveste mai etichettato. Se voi non aveste mai etichettato o messo delle storie negative su quella persona, allora non ci sarebbe questa apparenza di persona cattiva o negativa, non la vedreste nella vostra visione, non ci sarebbe la visione di una persona negativa o cattiva, assolutamente no. È veramente molto chiaro. Quindi ora ho menzionato molte volte questa cosa. Molti anni fa, a Dharamsala, quando ero a Dharamsala, stavo nella tua uscita, nella parte a sinistra, nella piccola stanza, e c'era a sinistra del compa, nell'angolo, in una piccola camera. Un giorno dovevo andare alla scuola di dialettica a Mikloganji e stavo uscendo per andare e c'era l'insegnante della scuola di dialettica che è stato poi ammazzato dai praticanti di Dogya. Era veramente una persona veramente istruita, molto erudita, assolutamente niente da dire. Era un pochettino più in alto sulla collina, e stava guardando verso il basso con il naso per aria. Naturalmente era veramente, lui ha cominciato la scuola di dialettica, adesso ci sono uno in Dharamsala e una è più a sud, nel sud si chiama Sarra. Era,
è veramente una scuola di filosofia buddista, non soltanto per i tibetani ma anche per gli occidentali. E quindi mentre sono arrivato sulla Tushita, mentre stavo seduto sul mio letto, nella mia piccola, ho sentito una grandissima gentilezza, un'incredibile gentilezza di questo insegnante della scuola di dialettica, che mi guardava dall'alto verso il basso con il naso per aria. Ho sentito incredibile gentilezza. Ho sentito, quindi se qualcuno che mi dà $100,000 non sarebbe stato così gentile, non avrei sentito così tanta gentilezza. Questa gentilezza dal profondo del cuore, sentivo questa gentilezza dal profondo del cuore. E quello che ho pensato è che io stesso, only developing the ego. Sviluppo soltanto dell'ego, e lui invece mi sta aiutando insieme a distruggere il mio ego. Quindi è stato veramente incredibilmente gentile eliminare la mia attitudine autogratificante. Questo mi sta aiutando insieme a distruggere la mia attitudine autogratificante, il mio egoismo. E veramente ho sentito questa incredibile gentilezza. Non è come se qualcuno mi desse $100,000. Quindi ho pensato di contraccambiare dicendogli grazie, e di offrirgli qualche cosa. Il pensiero mi è venuto, ma poi dopo non è successo. E sinceramente, dal profondo del cuore, volevo ringraziarlo. Ho sentito veramente questa cosa, però non è successa. Now here, look. Ora qua, guardate, ascoltate. Prima, questa è una persona, il modo come lui si agisce è veramente negativo. Poi veramente questa attitudine negativa. Poi lo etichettate negativo e quindi appare negativo a voi. Allora lì vedete il negativo. È tutto quanto viene dalla vostra mente. Naturalmente, a Tushita, nella mia stanza, lo vedevo proprio come molto gentile, incredibilmente gentile. E quello che lui ha fatto a lui, quello che vi ha fatto, un'incredibile gentilezza. Così si guarda in un modo positivo, in questo modo si vede positivo. Così vede positivo. Incredibilmente gentile, dal profondo del cuore, sentite la gentilezza. Ecco, questo è quello, anche quello viene dalla vostra mente. Prima vedevate negativo, adesso vedete le cose in positivo. Viene dalla vostra mente. Vedete? E noi andiamo attraverso le filosofie, l'amrim, e quindi tutti quanti i problemi arrivano a voi, problemi di relazione e così via. Allora non vi ricordate mai le tecniche di meditazione, la filosofia o l'amrim, e quindi lo sentite. Però quando effettivamente è il momento della vostra meditazione, quando i problemi vengono nella vostra vita, problemi di relazione, qualcosa dice qualcosa di negativo, qualsiasi cosa vi dicono, per esempio così, allora vi arrabbiate moltissimo,
completamente. È come se voi non aveste mai incontrato il buddismo nella vostra vita. Quando il problema succede nella vostra vita, no, non avete mai incontrato il buddismo. Esattamente così. Esattamente come le persone sono nella strada che non hanno mai incontrato il Lamrim. Esattamente così, uguale, nessuna differenza. Quando i problemi vengono su di voi, quando voi sperimentate il problema, non vi ricordate mai di mettere in pratica gli insegnamenti, non vi ricordate mai di insegnamenti. È come se voi non aveste mai sentito il Lamrim nella vostra vita. Anche se voi avete studiato, siete molto esperti nella filosofia buddista, siete dei grandi esperti nel dibattito, però quando vengono i problemi non c'è la pratica. Non potete neanche ricordarvi di praticare, non vi ricordate neanche di praticare, e così diventate esattamente come le persone fuori nella strada che non hanno mai incontrato il Dharma, che non hanno mai incontrato, sentito il buddismo. È veramente molto triste. È molto triste. Vedete, prima vedete sentire questa cosa di disagio e viene dalla mente, poi vedete questa persona molto gentile, anche quella viene dalla vostra mente. Questo vi voglio condividere con voi, questo è quello che vi voglio mostrare e condividere con voi. Quindi dobbiamo praticare così. Quando veramente, quando i problemi, sperimentate i problemi, quando incontrate i problemi, qualsiasi tipo di problema sia, quindi per esempio vedete, per esempio, Buddha dà insegnamenti come praticare la pazienza, come praticare le sei paramite per ottenere l'illuminazione. La paramita della pazienza, della generosità, della moralità, la pazienza, la perseveranza, meditazione e saggezza per ottenere l'illuminazione. Buddha ha insegnato questo. Perché noi non possiamo vedere Buddha, abbiamo il karma di vedere Buddha, non abbiamo il karma di vedere Buddha, noi non vediamo il Buddha, non lo vediamo. Il Buddha vede tutto, non c'è un intervallo neanche, Buddha vi vede sempre, ma voi, ma ovunque voi siate c'è Buddha, però ma voi dalla mia parte non posso vedere Buddha. Quindi il guru è il rappresentante, è il rappresentante. Non sto dicendo, magari, che sto facendo pubblicità a me stesso di essere Buddha. No, non è così. Quindi naturalmente Sono Santità Dalai Lama e così tanti altri maestri, grandi maestri, i miei guru, Buddha si è manifestato, perché non posso vedere Buddha nell'aspetto di Buddha, non lo posso vedere, non ho il karma, quindi sono completamente oscurato, esattamente come di notte non c'è il sole, non c'è la luna, non ci sono stelle, completamente buio, completamente annebbiato, la mia mente è proprio così annebbiata e ho veramente oscurazione karmica, non posso vedere il Buddha, quindi posso vedere soltanto esseri ordinari che mostrano attaccamento, che non c'è attaccamento però mostrano attaccamento, che mostrano rancore ma non c'è rancore, mostrano l'ignoranza ma non c'è l'ignoranza.
e mostrano degli errori, non ci sono errori, però mostrano degli errori. E quindi soltanto con questo aspetto ordinario, come essere ordinari. E quindi così io posso vedere, e così io posso ricevere, posso imparare l'alfabeto, posso ricevere i commentari, le trasmissioni orarie, posso ricevere tutti quanti i voti del Tantra, i voti del Bodhisattva, del Tantra e così via. E molte volte, e posso ricevere iniziazioni e così via, e commentari e consigli tantrici. Ripetutamente, non sto dicendo che sono Buddha, no. Comunque, come tu sono sentita dai nama, questo di questi grandi lama. Quindi, Sua Santità, posso ricevere, e quindi posso ricevere tantissimo. Il Guru dà molto di più, il Guru, non soltanto dalla vostra parte, il Guru è come una doccia, è come... Quindi quello che stavo dicendo, cioè, spiega anche come praticare la pazienza, quello che ha insegnato Buddha. Il Guru ci spiega questo, come praticare la pazienza. Quindi voi dovete praticare quello, e semplicemente ascoltare, ma dovete praticarlo, e così potete veramente realizzare quei sei paramiti nel cuore, il paramiti della pazienza. E quindi così potete ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza e condurre all'illuminazione. Quindi, se la persona che è arrabbiata con voi, la persona che è arrabbiata con voi, che dà quelle azioni con corpo, parola e mente, che fa delle azioni che a noi voi non piacciono, e che il vostro attaccamento non piace, e quindi che il vostro egoismo non piacciono quelle azioni, ok, che vi mostra rancore nei vostri confronti, e quindi con quello, se voi praticate la pazienza, con quello, come quello che ha insegnato Guru Buddha, ora praticate verso qualcuno che ha rancore nei vostri confronti, fate le cose col corpo, l'azione, e col corpo, la parola, la mente, che disturba e danneggia il vostro attaccamento, la vostra attitudine autogratificante, e così voi lo etichettate nemico. Se voi praticate la pazienza verso quella persona, quello che Guru Buddha ha insegnato, voi praticate la pazienza, allora così sviluppate la parametri della pazienza. Quindi vedete, non dovete arrabbiarvi verso, ci sono innumerevoli esseri senzienti, ma non c'è rancore, non c'è rabbia, non ci sono nemici, perché non ci sono nemici esteriormente. Praticando la pazienza con questa persona, non ci sono nemici esteriori. Sviluppate la pazienza, quindi non c'è rabbia, e non ci sono più nemici nel mondo per voi, non troverete più nemici nel mondo.
Quindi, se voi praticate la pazienza, e sei paramita, allora potrete ottenere l'illuminazione e come risultato otterrete l'illuminazione. Wow. E quindi la persona vi dà l'illuminazione. Voi praticate l'illuminazione e quella persona vi dà l'illuminazione. Wow. Ci sono le innumerevoli qualità del Santo Corpo, Parola e Mente di Buddha, e per poter fare il lavoro perfetto per gli esseri senzienti, per ogni singolo essere senziente, per ogni singola formica. Non c'è assolutamente nessuno lasciato fuori, nessuna formica viene lasciata fuori, nessuna persona viene lasciata fuori. Ogni singolo essere senziente, per fare il lavoro perfetto per gli esseri senzienti e condurre alla completa illuminazione. E quindi così sarete in grado di liberare innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenze del samsara, liberare ogni singolo essere senziente e condurre alla completa illuminazione, la completa illuminazione incomparabile, impareggiabile. Potete fare tutto questo, lo ricevete tutto da questa persona, praticando la pazienza con questa persona otterrete questo. Potete immaginare i benefici, quanti benefici ottenete da questa persona. È veramente come il cielo infinito, quello che i benefici che voi ottenete da questa persona. Comprete? Oh, proprio è veramente incredibile. È così gentile, tanto gentile. Non è una piccola gentilezza che vi dà una cioccolata, come la gentilezza che vi dà da mangiare quando avete fame. No, quella è una piccolissima gentilezza, non c'è assolutamente confronto. Anche se qualcuno vi dà un miliardo di dollari, zilioni di dollari, non è niente se confrontato con questa persona che vi fa praticare la pazienza, la gentilezza. Quindi ora pensando in questo modo, voi vedete questa persona è molto positiva, vedete incredibilmente positiva. I benefici che voi ottenete da questa persona sono vasti quanto lo cielo infinito, come il cielo illimitato. Potete immaginare. Quindi sì. Vedete, ora è semplice, prima la vedete in modo negativo, la vedete solamente negativa, e ripetete questo ancora ripetutamente, ma adesso pensando in questo modo, no, soltanto in un modo positivo, vedete la cosa più, vedete gli illimitati benefici che ricevete da quella persona. Wow. E quindi, siccome voi avete bisogno di praticare le sei paramita, come sentire per l'illuminazione, la pazienza, dovete praticare la pazienza. Quindi avete bisogno di qualcuno che sì, avete bisogno della rabbia, non ce n'è bisogno, c'è bisogno, avete bisogno del rancore, avete bisogno della rabbia, che qualcuno si arrabbi con voi, avete bisogno di quello, capite? Dovete pensare in questo modo, dovete meditare in questo modo. È molto importante. Sì. Ah,
È detto da Buddha, il grande Bodhisattva Shantideva, nel Bodhisattva Charyavatara. Voglio essere sicuro di quello che sto dicendo. La citazione qua davanti. Sì, sì, giusto. Quello che dice è veramente molto importante, scrivetelo. Gli insegnamenti che io avevo progettato di parlarvi di tante cose, però adesso non posso farlo perché devo finire la preparazione per l'iniziazione. Anche la sofferenza presente, per favore scrivete. Anche la persona che soffre, la persona che vi causa un piccolo problema, anche la sofferenza presente che noi stiamo sperimentando, soltanto questa sofferenza, anche soltanto questa sofferenza presente, non riesco a sopportarla. Se non riesco a praticare la pazienza, se non riesco a sopportarla, questa piccola sofferenza, se non riesco a sopportarla, se non riesco a praticare la pazienza, con questo problema, con questa sofferenza, non posso sopportarla. Quindi, mi causa la sofferenza, la causa della sofferenza degli inferni, la rabbia. Se vi sorge la rancore o la rabbia, vi fa rinascere negli inferni. Quindi perdere gli esseri umani del mondo, per voi rinascerete nei reami infernali se vi arrabbiate. Questa diventa la causa per la rabbia, vi spinge, vi butta, vi fa cadere negli inferni. Per cui la causa della sofferenza degli inferni, da rabbia, per quale motivo? Perché non la butto via, non la elimino. La butto via. Per quale motivo non la butto via, non la allontano? Non la butto via, non la allontano nella spazzatura. Qualcosa come qualcosa di negativo, come la carta igienica usata che si butta via. Per quale motivo non la butto via in quel modo lì? La causa della sofferenza dei reami inferiori, la rabbia. Per quale motivo non la butto via, non la caccio via? È molto importante come praticare la pazienza, è molto importante. Voi pensate, devo assolutamente arrabbiarmi, devo arrabbiare, devo distruggerlo, schiacciarlo, disintegrarlo in piccoli pezzi. Se voi siete capaci di uccidere, cioè di sparargli, schiacciarlo, allora sì, sarò così contento, ho vinto sul mio nemico. Ma quello è effettivamente, voi state perdendo in quel modo, voi state perdendo. Voi siete un grande perdente, perché perdete la vostra felicità. Wow, va. In realtà
la rabbia, il rancore, se voi vi arrabbiate, quella diventa la causa per vi buttare negli inferni per, e soffrirete per eoni. La sofferenza è più i più grandi problemi degli esseri umani, il più grande problema degli esseri umani è una grande pace in confronto alla sofferenza degli inferni. Per gli esseri infernali il più grande problema che sperimentano gli esseri umani è una grandissima pace. Quindi per quale motivo non buttiamo via la rabbia? Quindi non potete, se ci sono problemi di relazioni o qualche problema, allora qui c'è qualche problema. Allora anche un pochettino una presente sofferenza non la potete sopportare, non riuscite a sopportarla, ma in quel caso dovete assolutamente essere allontanarvi completamente dalla rabbia, che è la causa degli inferni, che vi fa sperimentare incredibile sofferenza per eoni. Per eoni. Dovete immediatamente buttarla via. Buttarla via immediatamente. Da un momento che voi non volete, riuscite a sopportare neanche questo piccolissimo problema, non riuscite a sopportare, ma volete la felicità, per quel motivo non buttate via la rabbia, capite? Ho scritto questo per dare questi consigli alla Mose. Gli ho detto di leggerlo tutti i giorni, Sono diversi insegnamenti. Ecco. Però la cosa più importante è che voglio che lui sappia come tutto quanto viene dalla mente. E non ho tempo per di spiegare. Non ho tempo di spiegare. Un'altra cosa è... Sì, qualsiasi cosa succede adesso viene dalla mente. Fino adesso quello che ho spiegato fino adesso è questo. E poi voi nella vita, cosa buono o cattivo, tutte quante il risultato della sofferenza, delle 10 azioni non virtuose, il risultato di felicità sono il risultato di felicità viene dalle azioni virtuose, le sofferenze sono il risultato delle 10 azioni non virtuose. Tutte quante le sofferenze indesiderabili che hanno i 4 risultati, il risultato completo delle 10 azioni non virtuose. E quindi vedete. Semplicemente dico, voglio dire queste due cose. Il karma negativo della condotta sessuale scorretta, per esempio, ecco come rinascita maturante e la rinascita nei reami infernali, negli inferni, e poi ancora i 3 risultati di sofferenza che sperimentate negli esseri umani. E per esempio il risultato posseduto è che voi rinascete, dovete vivere, voi soffrite per in posti molto sporchi, non igienici, posti veramente sporchi, pieni di cacca, di odori sgradevoli, anche per noi stessi, anche noi dobbiamo, anche quando dobbiamo attraversare quei posti lì soltanto per un'ora. Questo è il risultato posseduto del karma negativo del passato, della condotta sessuale scorretta. Anche se dovete attraversare per 5 minuti, dovete attraversare un posto, questo posto non salubri, pieni di fango e di cacca, con tante sporcizia e maleodoranti. In certi posti c'è tantissimo fango, nelle montagne dell'Himalaya o anche in Occidente, in certi posti c'è tantissimo fango. E quindi questo è il risultato del karma negativo del passato, il risultato posseduto della condotta sessuale scorretta, viene dalla mente. Quindi il risultato
il risultato maturante viene dalla mente, il risultato posseduto viene dalla mente, e ancora il sperimentare il risultato simile alla causa, quello è quello. Le persone abusano di voi sessualmente, abusano di voi sessualmente, è perché nel passato avete abusato degli altri. Per esempio, questo è molto chiaro. Le persone che abusano di voi è l'esperienza del risultato simile alla causa, quindi lo sperimentate. Voi siete un bambino o vostro padre o qualcun altro abusa di voi, quello è il risultato del vostro karma del passato, di aver abusato degli altri nel passato. Potrebbe essere milioni, zillioni, innumerevoli eoni passati o nella vita immediatamente precedente. Quindi parlo dei bambini, appunto, ok? Quindi questa è dell'esperienza simile alla causa qualcuno abusa di voi quando siete bambini, così questo è perché voi avete abusato qualcuno nel passato, in un'altra vita. Se voi non aveste abusato, se voi non aveste creato il caos di abusare gli altri, allora sarebbe impossibile che qualcuno vi abusi di voi. Non c'è modo che qualcuno abusi di voi, perché non c'è la causa. Come può esserci il risultato se non c'è la causa? Se non c'è la causa, come può esserci il risultato di sofferenza? Il risultato di sofferenza non virtù è la causa, che è non virtù, capite? Per cui il modo di fare è di non arrabbiarsi, non semplicemente di arrabbiarsi per tutta la vita, sono stato abusato, no, quella non è la soluzione. Voi purificate il karma negativo una volta che avete accumulato nel passato, da rinascita senza inizio, dovete ricordarmi, dovete purificarlo. E voi purificate, non soltanto purificate, ma la soluzione, non soltanto purificate, ma anche dovete vivere nella moralità, dovete vivere una vita etica nella moralità, astenervi dalla condotta sessuale scorretta, perché questo non succeda anche in futuro. Così per tutta la vita, ecco quella persona, è un nemico, tutta la vita criticare tutta la vita, essere arrabbiati, quello diventa semplicemente e peggiora la situazione, diventa soltanto causa degli inferni, quindi soffrirete ancora e ancora negli inferni. Questo non vi libera dal karma negativo, non tocca assolutamente niente, non, dovete conoscere questo. E quindi ancora ma poi il marito diventa c'è cioè competizione fra marito e moglie, competitività fra marito e moglie, che non c'è armonia, diventano competitivi uno con l'altro, non c'è armonia, e quindi anche fisicamente, stare fisicamente insieme nella stessa casa, nella stanza insieme, non si è felici per niente, per anni e anni. E quindi naturalmente si crea l'avversione verso il marito e la moglie. Come posso essere libero da questa persona? Come posso liberare? All'inizio, alla prima, c'era un'incredibile beatitudine, un'incredibile, come posso stare con questa persona, ma non ci sarebbe problema per niente, non pensate assolutamente a problemi, sarà soltanto una grande beatitudine, pensate soltanto in questo modo, pensando in questo modo, come prendersi, come bere il vino, no? Come bere o bere alcol, così,
e che diventate completamente matti, completamente. È così. E poi siete insieme, riuscite a stare insieme, riuscite, ecco, ogni minuto, ogni ora, ogni minuto cominciate a pensare come posso essere libero da questa persona, come posso liberarmi da questa persona. Questo per voi, questo diventa un'incredibile liberazione. Non si parla di liberazione da samsara, semplicemente libero da quella persona, libero da quella persona, ma quello diventa la liberazione. Alla fine diventa questo. E quindi questo diventa la causa per la separazione. Quindi questo diventa la causa per la separazione. Diventa la causa per la separazione. E quindi questo è il risultato di sperimentare, il risultato simile a caso, perché voi avete abusato nel passato. E quindi in questa vita sperimentate questo di ricevere abusi dagli altri, anche se voi non volete. E poi ancora creare il risultato simile alla causa. Poi, siccome voi siete, avete fatto questo, l'avete fatto nel passato, allora rifate anche questa vita. Quindi è continuare, ecco, in controllo, senza controllo, vi impegnate ancora in quello, in quello. E poi fatto senza controllo, quindi continuate a fare lo stesso, se non purificate quello che lo purificate, se non vivete nella moralità, non vi astenete dalla. Quindi create così, fate sì che le sofferenze del samsara la rendete infinita, che non si termina mai più. Se non vi astenete dalla seduta sessuale scorretta, ancora ripetete questo. Tre consigli ha dato Buddha. Buddha ha spiegato in questo modo, ha dato tre consigli. La prima parte è veramente molto molto importante, sono istruzioni del Buddha. Sto cominciando a ricordarmi dell'inizio e come posso ricordarmi? Quindi impegnarsi nel karma negativo. The dependence on negative karma. È indipendenza del karma negativo. Again. Ancora indipendenza del karma negativo. Indipendenza ancora si dipende, ancora indipendenza al karma negativo. Impegnarsi in quello. Mi
so quindi during the sexual misconduct, impegnarsi nella condotta sessuale scorretta in relazione a quello. Ancora dipende da quello, facendo questo, questo fa sì ci si dipende ancora da quello. Quindi anche nel futuro uno continuerà a seguire quel tipo di comportamento. Continuerà a seguire quel tipo di comportamento. Follow and engage in that. Uno continuerà a seguire e si impegnerà in quello. Sono quindi sempre questo, continua queste tre cose, sempre, sempre, di vita in vita, di vita in vita. E fa sì che l'oceano di sofferenza e samsara diventino infinite, senza fine. E ancora si seguiranno ancora le non virtù. Diventa veramente molto chiaro. All'inizio non me lo ricordo bene. Devo fermarmi qua adesso. Per cui creare il risultato simile a casa di vita in vita, non soltanto questo, di vita in vita, blah, 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 blah. Anche se voi vivete in questo, semplicemente lasciate le cose così, lasciate semplicemente, non purificate, non vi astenete da quel tipo di karma negativo, continuerà per sempre, sempre far sì che samsara, le sofferenze samsara diventino infinite, blah, blah, blah. Dovete conoscere questo, dovete avere questa idea. Tutto quanto viene dalla vostra mente, ok? Capite? Tutto viene dalla vostra mente, tutto viene dalla vostra ignoranza, rabbia e attaccamento. Vengono dall'ignoranza, che è la radice delle afflizioni, il re delle afflizioni, che è l'ignoranza. L'ignoranza che si afferra all'io, mentre esiste come mero nome, ma afferrarsi adesso come se non fosse meramente etichettato alla mente, non meramente etichettato alla mente, e appare come esistente, sembra come qualcosa che è esistente, come se c'è, come se ci fosse qualcosa che esiste veramente dalla sua parte. Quel concetto è la radice del samsara, per cui la Master K ha detto, alla fine non ho completato ieri sera. Questo è quello che ha detto Lama Son K, ha detto. Questo concetto è errato. Il modo di apprendere l'oggetto, perché è sbagliato, completamente sbagliato, completamente sbagliato, è una totale allucinazione, è una totale allucinazione. Con la logica, con la scienza, anche con la scienza interiore, con la logica, si può provare che questo concetto è completamente sbagliato. È un'allucinazione, è una totale allucinazione, è completamente sbagliato, si può provare questo. Questo l'ha detto la Master K. Per cui ora... Ora, come le cose vengono dalla vostra mente, possono venire in un modo sbagliato, quindi è il modo di scoprire il karma. E riguarda il karma. No, life. La vita. Good or bad. Buono o cattivo, felicità e insofferenza, qualsiasi cosa succede viene dalla vostra mente. So, as I described, come ho descritto, il risultato, il primo risultato di sofferenza, della referenza, dell'azione completa viene da lì. Quindi potete mettere in relazione con le altre se non virtuose. È molto chiaro.
tutto quanto è così. È detto proprio nel Bodhisattva Charavatara, è detto nel Bodhisattva Charavatara di Shantideva. È molto importante, scrivetelo questo qua nel vostro libro di arreo. Lama Yeshe, negli appunti di Lama Yeshe, ci sono molte cose scritte che Lama dava alle altre persone. E nello stesso tempo ci sono anche degli appunti di Dharma insieme. Very effective notes. C'erano citazioni di Dharma insieme ad altre delle informazioni riguardo i soldi, riguardo se voi non avete danneggiato gli altri, se voi non aveste danneggiato a nessuno, a chiunque, a qualsiasi essere senziente, se voi non aveste danneggiato alcun essere senziente, nessuno vi può danneggiare. Questa è veramente un qualche cosa, è una radice, dovete, noi non pensiamo a questa cosa qua. Quando i problemi arrivano, ci arrivano addosso, sempre immediatamente incolpiamo lì fuori, mai incolpiamo l'attitudine autogratificante o l'egoismo. Noi siamo sempre perfetti, sempre perfetti. E tutti gli altri esseri esistenti sono sbagliati. È così, così. Se voi non aveste danneggiato gli altri nel passato, se voi non aveste danneggiato gli altri nel passato, nessuno, nessuno vi può danneggiare, nessuno potrebbe può danneggiarvi in questa vita. È veramente molto importante. Quando parliamo, molte persone pensano di essere abusate, dicono alla persona che sono state qualsiasi problema, ma molte persone che appunto nessuno vi può danneggiare, nessuno vi può danneggiare in questa vita. Quindi, qualsiasi danno che voi sperimentate dagli altri, qualsiasi danno voi ricevete dagli altri, vuol dire che voi avete danneggiato qualcuno nel passato, voi avete trattato così gli altri, quindi viene da voi, quindi non viene da loro, dagli altri. Per quale motivo fanno questo abuso? Per qualsiasi cosa fate, vi rubano delle cose, qualsiasi cosa, è perché è il risultato che voi avete obbligato, voi fate sì che quella persona, nel passato voi avete trattato quella persona in quel modo, poi così avete fatto in modo che quella persona vi tratti così, voi avete cominciato. Quindi quello che succede è che quella persona crea il karma negativo di danneggiare, e quindi questo fa sì che quella persona possa rinascere, che quella persona rinasca nel buco degli inferni. Quindi questo, dopo aver sviluppato compassione coloro che vi danneggiano, come guardare queste persone per sviluppare compassione nei loro confronti? È veramente molto importante ricordarsi questo quando voi cominciate ad arrabbiarvi con una persona. Karuna, uno studente, lui si arrabbiava quando guida la macchina e qualcuno attraversa la strada all'improvviso, oppure vi sorpassa, lui quello lì lo fa arrabbiare.
E quindi allo stesso modo, quando ho detto, quando le persone mi chiedono ripetutamente, le persone che non capiscono mi chiedono ripetutamente, allora mi arrabbio. È quello che veramente è quello che mi dà fastidio. È il mio karma che ha persuaso questa persona a fare questo. Per questo io ora sperimento questo danno. Quel karma ha fatto sì che quella persona caschi nel buco degli inferni. Non sono stato io a causare quello. Se questa persona mi sta danneggiando, non sono stato io. Questa persona che mi sta danneggiando perde la nascita del mondo degli esseri umani. Quindi questo dal vostro lato dovete sviluppare compassione. Quindi vedete, veramente è veramente la cosa più insopportabile per lui o lei che rinasca negli inferni. E quindi qualsiasi cosa voi possiate fare dovete recitare una mala di Omare Parme Om, oppure chiedendo a Cianresi che non rinasca nei reami inferiori, che sia libero dai reami inferiori. Qualsiasi cosa voi possiate fare, anche dedicare tutti quanti i vostri meriti per liberare quella la persona che non rinasca nei reami inferiori. Qualsiasi cosa voi possiate fare per aiutarla. E quindi okay. E poi a lungo termine tutto quanto viene dalla vostra mente, e questo è praticamente in relazione al passato, al vostro karma. E quindi anche ora qua, come il paziente, ho dato l'esempio con la pazienza, anche in qualsiasi cosa di negativo che succeda, se voi pensate alle ragioni e ai benefici di praticare la pazienza, allora così vedete quella persona, le qualità, i benefici che voi ottenete sono infiniti quanto lo cielo infinito. Immediatamente scrivete questo, proprio in questo momento, questa è la persona più gentile, proprio in quel momento, in quel preciso momento mi sta dando l'illuminazione, proprio adesso vi sta dando l'illuminazione. È la persona più gentile, simile per qualsiasi tipo di sofferenza, similmente per qualsiasi cosa spiacevole succede nella vostra vita. Vedete? Tutte quante le cose indesiderabili che succedono nella vostra vita dovete guardarle in un modo positivo, dovete vedere i benefici dei problemi, dovete vedere i benefici del problema. E quindi vedete tutto in modo positivo. Vedete tutto quanto in modo positivo. E poi è così, i problemi si trasformano in felicità. E quindi. So normally the Lama Chöpa, when you Lama Chöpa, there's Tonglen practice. Per esempio, normalmente quando fate la Lama Chöpa c'è la pratica dell'oggi, c'è la pratica del Tonglen, del prendere e dare. E quindi così ricevete, prendere su di sé tutta la sofferenza degli altri esseri senzienti, dedicati a tutti quanti
tutte quante le vostre corpo, possedimenti, meriti verso tutti quanti gli esseri senzienti, allora così loro ricevono l'illuminazione, ottengono esattamente quello che hanno bisogno, quello che vogliono. E quindi voi prendete tutte quante le loro sofferenze e così loro ottengono il Dharmakaya. Così vedete. Quando quindi la pratica della mattina, quello che voglio enfatizzare è che ha la dedica del vostro corpo, possedimenti, meriti, tutto quanto per gli esseri senzienti. E che gli esseri senzienti sono vi permettono di ottenere così l'illuminazione. E poi a livello ultimo loro possono ottenere l'illuminazione. Quindi, così. Così quando qualcuno mostra che è arrabbiato con voi, non piacete a quella persona, voi fate delle cose spiacevoli per voi, col corpo, la parola e la mente, e praticamente distrugge il vostro attaccamento, la vostra attitudine autocratificante, il vostro egoismo, qualsiasi cosa negativa faccia nei vostri confronti, lo sentite delle cose, sentite anche delle cose negative nei vostri confronti, vi critica o avete una cattiva reputazione, qualsiasi cosa. O una malattia, qualsiasi cosa. Allora devo dire, ho pregato per questo, adesso l'ho ottenuto la sofferenza degli altri, adesso la ricevo, adesso l'ho ottenuta. E quindi adesso se voi realizzate come gli altri esseri senzienti sono tanto gentili. No, adesso non sono andato attraverso la gentilezza degli esseri senzienti, quando voi scoprite questo. Allora lì siete incredibilmente felici, siete molto felici di ricevere tutti quanti i problemi, ricevere le critiche degli altri, qualsiasi cosa, il cancro, qualsiasi malattia. Adesso ricevo la sofferenza di essere senzienti. Adesso, quindi in questo modo io posso distruggere il mio ego. Questo è quello che effettivamente succede, perché l'attitudine autogratificante viene dall'ego. E quindi lo date indietro e distruggete così il vostro nemico. Questa è una cosa eccellente. E quindi siete veramente contenti. Il cancro, qualsiasi cosa, siete estremamente contenti. Lo sto sperimentando per gli esseri senzienti, perché loro siano liberi dalla loro sofferenza, perché ottengano il Dharmakaya. Per ottenere il Dharmakaya, quindi l'addestramento mentale, quando voi fate così, questo porta un'incredibile gioia e felicità e pace nella vostra mente. Quello diventa il Siddhi per la felicità, diventa da dove si origina tutta la felicità, la città da dove si origina la felicità. La città da dove si genera, dove si viene generata la felicità. Per cui questo è l'addestramento mentale, questo è di chi è la mente. La mente di colui che è addestrato nell'addestramento mentale ha una mente felicissima ogni volta che uno sperimenta. Quando avete qualche problema, ricevete qualche problema,
allora siete estremamente contenti perché voi state, ricevete la sofferenza degli altri, avete pregato per ottenere la felicità, la sofferenza degli altri, quindi quando sperimentate la sofferenza siete molto felici. Per esempio, che c'è la Maconcio a Copana, in estate c'era la stagione delle piogge e nel vecchio Gompa fuori davanti a Tara c'era del cemento ed era scivoloso e lui è caduto per terra pesantemente e in quel momento è caduto e che gli ostacoli alla mia vita erano stati, li avevo preso su di te, gli ostacoli alla mia vita, quindi la sua mente era contentissima, però lui era caduto, non era per niente disturbato, ma la sua mente era contentissima perché ha pensato che la maggior parte degli ostacoli alla mia vita le erano maturati su di lui e quindi la mia sensazione era che noi ogni tanto abbiamo degli ostacoli alla nostra vita, però ogni tanto delle volte delle volte succede che appunto quando io ho un ostacolo alla mia vita che alcuni ostacoli, che gli ostacoli della mia vita magari maturano su alcune mucche che infatti sono morte quando avevo degli ostacoli alla mia vita, e questo anche se la Maconcio era contentissimo perché ha pensato che gli ostacoli alla mia vita erano maturati su di lui. Quindi così, questo è l'addestramento mentale. Così qui ora dovete pensare ai benefici dei problemi. Dovete pensare ai benefici dei problemi. Dovete pensare ai benefici dei problemi. E quindi pensando in questo modo, allora potete generare dalla mattina, dovete generare la mattina, dovete pensare che i problemi che sorgono, pensando ai benefici, dovete generare gioia pensando ai benefici dei problemi che sperimentate. Essere contenti dell'aver problemi pensando ai benefici, pensando che è una grande purificazione del karma negativo del passato, e anche voi sperimentate la sofferenza per gli esseri senzienti. E siete veramente contenti, e anche se voi avete il cancro, allora quella cosa migliore è il miglior periodo. Voi lo state sperimentando per gli esseri senzienti. Quello è per ricevere il Dharmakaya, essere libero completamente dalle sofferenze e dalle cause della sofferenza. Quindi dovete generare il pensiero di vedere le cose in un modo positivo, in un modo felice, di incontrare la sofferenza, essere contenti di incontrare la sofferenza. E quindi non potete fare con le grandi sofferenze, però se potete cominciare con le piccole sofferenze, pensando, preparandosi quotidianamente a tutte le mattine, preparandosi alla mattina. Magari quando assorbono dei problemi voi siete più felici perché pensando ai benefici che vi ho menzionato. Non avere problemi, avere dei problemi, siete più felici. Non dovete programmare questo, dovete programmare questo.
what English to essere macce, essere troppo preoccupati, tutti quanti i problemi, essere troppo preoccupati, no, non così. Non lo farò, non c'è scopo nel fare questo. Non c'è bisogno di fare questo. Quindi, prima di tutto, dovete praticare l'addestramento mentale in modo semplice, con i problemi semplici, piccoli. Poi gradualmente potete sviluppare, riuscire a praticare con i problemi più grandi. E così sarete in grado di sperimentare grandissima felicità, anche se sperimentate grandi problemi. Quindi questo è l'addestramento mentale che viene sviluppato in questo modo. Adesso vi dico, adesso mi fermo qua. Ci sono innumerevoli esseri senzienti. Basta quanto il limite dello spazio. Che disturbano. Come lo cielo infinito. E quindi non puoi assolutamente distruggerli. Puoi distruggere tutti. Tutti questi innumerevoli esseri senzienti non li puoi distruggere tutti, non c'è modo che si possano distruggere. Se invece è distrutta questa rabbia, se questa rabbia viene distrutta, tutti i nemici vengono distrutti. Una volta che si è distrutta la rabbia, tutti i nemici sono distrutti. Quindi Shanti deve fare esempio. Se tutta la terra viene coperta dalla pelle, allora non ci sarebbe abbastanza pelle per coprire tutta la terra. Ma se noi abbiamo un paio di scarpe, semplicemente sotto ai piedi, la pelle sotto ai piedi, una suola sotto le scarpe, adesso ci fosse la pelle, appunto, ovunque voi andate, non ci sono spine né sassi che possono danneggiare il piede. Ovunque andate, anche se avete appunto le suole, ovunque andate nella terra, nessuna spina può pungere i piedi. È come se tutta la terra fosse coperta dalla pelle. Ma non sono sicuro, il significato è questo. È che però è un po' diverso il modo di dire, no? Nel Bodhisattva Charavatara. Non sono sicuro se delle volte sono diversi testi. Come nel Bodhisattva Charavatara, sì, però delle volte ci sono. Potrebbe essere, forse non so. Così, allo stesso modo, al di fuori, così fenomeni esteriori. Così i fenomeni esteriori. Così. Voi cambiate la vostra mente. Like you see, per esempio praticando la pazienza senza, quindi che non c'è più rabbia, non c'è più rancore, cambiate la vostra mente, cambiando tutto il mondo esterno, quello che vi dà fastidio si interrompe immediatamente, tutti i problemi che vengono dall'esterno, i nemici, quello che vi dà fastidio si interrompono completamente, vengono completamente eliminati, non c'è più niente che vi dia fastidio. Questo è quello che viene invece che, quindi una volta che la vostra mente è cambiata, allora tutto
anche tutto quello che è fuori, che esteriormente dà fastidio, si interrompe. Quindi la cosa migliore da fare è domare la mente. Quindi domare la mente è la cosa migliore. Per cui quindi, non impegnatevi in alcun karma negativo, impegnatevi soltanto nella perfetta virtù. Impegnatevi soltanto nella perfette azioni positive e domare la propria mente. Questo è l'insegnamento del Buddha. Domare la propria mente è l'insegnamento del Buddha, per cui domare la mente, ogni singola parola del Buddha è, ogni parola del Tripitaka è per sottomettere, per domare la mente. Quindi da quello tutte le felicità, vengono tutte le felicità da qui fino all'illuminazione, derivano da quello. Quindi adesso mi fermo qua adesso. Ok. Maybe break. Facciamo un intervallo adesso. Andiamo a letto adesso. Ok, grazie. Facciamo un breve intervallo. Ok, poi vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Grazie.